rapporto, abbiamo sentito l'opinione dell'autorità culturale e dice siamo in forte ritardo, dobbiamo trovare questa posizione. La posizione è chiaramente di interesse, perché il porto, il piano del porto di Brindisi è molto vecchio, quindi è necessario fare un nuovo piano. Questo è preceduto sempre ormai da pianificazione strategica, quindi oggi presumo, io sono invitato, con molto piacere sono qua, sentiremo un po' le linee, ascolteremo le linee del piano strategico che riguarda i porti dell'autorità di sistema, però in particolare ovviamente getta uno sguardo anche su Brindisi e chiaramente getterà le basi, io penso, poi del piano regolatore portuale vero e proprio. Cosa pensa? Che le aree portuali sono strategiche in una città come Brindisi, che ha una storia legata al mare, legata al porto, quindi bisogna farne un uso saggio, e bisogna usarle e farne un saggio uso e proiettarle nei prossimi, se possibile, 2000 anni, come è stato fatto da chi ci ha preceduto. Turistico, non solo. Un porto non può essere, un porto come Brindisi, così importante, storico, grande, non può essere monoproduttivo. Turistico anche, soprattutto per il retroterra straordinario che è il Salento, ma deve essere anche la Puglia, che oggi è scoperta e riscoperta, o anzi scoperta. Ma deve essere un porto industriale, deve essere un porto, come dire, anche per altre cose. A tutto campo deve giocare il porto di Brindisi. È un'occasione eccezionale perché state praticamente progettando il futuro del porto e della città assieme col PRG e il PUG. A che punto è il comune e come fare a non far entrare in conflitto questi due piani? No, noi siamo abbastanza avanzati col piano, direi che siamo partiti un po' prima, però utilizzando il lavoro fatto da altri, che adesso stiamo rivedendo. Siamo prossimi a presentare il primo dei tre documenti, il documento programmatico di intenzioni, che è pronto. Il sindaco deve dare solo l'ok e lo presenteremo, speriamo, in autunno al Consiglio Comunale. Ci sarà collaborazione, d'altra parte. La legge nazionale, la legge 84-94, impone collaborazione tra il piano generale e il piano del porto, quindi non ci sarà, ma anche al di là delle, diciamo, delle personalità e delle cose che al momento, polemiche, agitano, io non voglio pensare alle polemiche, delle differenti visioni, delle differenti personalità, che è legittimo che ci siano.